Il Real Giulianova incassa la terza sconfitta interna della stagione e cede l'intera posta alla San Maurese, che vince così la seconda partita consecutiva contro le squadre abruzzesi. Gara ben giocata dai giallorossi nel primo tempo, calati però vistosamente nella ripresa, così come era successo con il Castelfidardo nel turno precedente. A decidere però sostanzialmente il risultato sono state le valutazioni del direttore di gara Herman Bullari di Brescia, soprattutto in occasione del vantaggio ospite. Stallone deve fare a meno di Lennart, squalificato, e degli infortunati D'Adamo, Fazzini e Tozzi Borsoi. Cronaca, primo quarto d'ora di studio e poi si fanno vedere gli ospiti. Al 20° calcio di punizione da destra di Santoni, Louati colpisce male e non trova la deviazione giusta. Cresce però il Giulianova col passare dei minuti e che al 24° costruisce le due occasioni più importanti della partita. Napolano controlla al limite e lascia partire un destro che si stampa sulla traversa. Sulla conclusione di Di Paolo poi, volo di Baldassarri che riesce miracolosamente nella deviazione in corner. Un minuto dopo Napolano crossa da sinistra, Lombardo spinge Di Paolo alle spalle, l'arbitro fischia un calcio di punizione dal limite, ma la spinta sembra avvenire dentro l'area di rigore. Al 30° sempre protagonista Di Paolo, dalla grande distanza va col destro e smanaccia Baldassarri e devia ancora in corner. Dagli sviluppi del calcio d'angolo, contatto in area De Fabritis Rosini, Bullari fischia fallo in attacco. Nella finale di primo tempo torna a farsi vedere la San Maurese. Al 40° Bonaldi recupera palla sulla tre quarti, serve sulla corsa Lombardi, esce sui suoi piedi Pagliarini e sventa la minaccia. Al primo minuto di recupero se ne va Zupparo in contropiede, ma sbaglia, tocca con l'esterno e manda sul fondo alla sinistra di Pagliarini. Nella ripresa il Real Giulianova accusa un calo evidente, soprattutto sul piano fisico, e gli ospiti occupano quasi costantemente il tabellino della gara. All'ottavo punizione da sinistra, Maioli non trova il tempo per la deviazione sul secondo palo, alla sinistra di Pagliarini. Al 16° ancora su calcio di punizione, Scaroni va ancora Maioli di testa, ma manda alto sulla traversa. Al 18° si fa vedere ancora il Real Giulianova, punizione di Napolano, debole però e tiro smorzato, nessun problema per Baldassarri. L'equilibrio della gara si spezza al 33°, Boucher, entrato al posto di Louati, intercetta palla sulla tre quarti, grande però il sospetto di un tocco di mano, in area prova col destro e palla sul fondo, il guardalinee vede però un tocco di Fuschi che sembra non esserci e l'arbitro assegna il corner. Dalla bandierina Santoni pesca la testa del neoentrato Pieri che anticipa tutti e fa 0-1. Proteste vibranti della Real Giulianova che però accusa il colpo e non trova la forza di reagire. Il risultato non cambia più. Dopo 5 minuti di recupero finisce dunque 1-0 per la San Maurese. Sul cammino della stagione giallorossa arriva ora la gara con l'Avezzano che diventa decisiva per capire il futuro della Real Giulianova in questa stagione. Il primo tempo diciamo che abbiamo rischiato solo su quella grande giocata di Paolo, che ha preso, si è girato bene, ha calciato veramente bene, ha preso la traversa. Poi di grossi pericoli non li abbiamo corsi, se non magari qualche, non dico mischia, però qualche situazione che probabilmente o il Giulianova doveva risolvere meglio o noi dovevamo lavorare meglio. Poi pian pianino ci siamo quadrati e secondo tempo siamo entrati con più voglia, più fame, più... Probabilmente anche ci siamo tolti dalle spalle un po' di paura e abbiamo preso, non dico campo, però abbiamo concesso ancora meno e sicuramente il gol è venuto su un calcio d'angolo, ti dico la verità, dalla panchina mia faccio fatica a vedere se c'era o meno. Ho visto le proteste dei ragazzi del Giulianova, però tante volte noi abbiamo subito, magari non dico per errori, però magari per sviste arbitrali. Purtroppo il calcio è così e oggi noi ne abbiamo colto in pieno i tre punti. E noi, per noi questi tre punti sono fondamentali in chiave salvezza, noi dobbiamo continuare a ragionare su questa strada qui, noi non possiamo permetterci di pensare di essere bravi o di essere arrivati perché la salvezza è ancora lontana e il nostro obiettivo è assolutamente la salvezza. Se Stallone arriva questa sconfitta interna, un buon primo tempo del Giulianova, poi questo calo nella ripresa e gli episodi a condizionare il risultato.
Noi in questo momento purtroppo abbiamo 5 infortuni, è chiaro che mi rendo conto che la gente non se ne rende conto e uno guarda sempre un po' la formazione in campo, non guarda probabilmente neanche la panchina, però 5 giocatori sono tanti, cioè noi Tozzi, Borsoi, Fazzini, Lenart, D'Adamo e Barlafante sono 5 giocatori, di cui diciamo 3 forse sono anche fondamentali per noi. Non possiamo continuare in questa maniera, bisogna dare una sferzata come è normale nel calcio e penso che la partita di domenica a Avezzano sia un banco di prova per far capire alla società se si può ripartire in una maniera tranquilla come abbiamo fatto in giro andata oppure se dobbiamo prendere provvedimenti perché effettivamente c'è qualcosa che non quadra più, quindi bisogna farlo nel minor tempo possibile perché poi abbiamo tante partite in questo periodo e ogni partita che passa perdiamo dei punti importanti, quindi vedremo domenica quello che succederà. Io già ho sentito i dirigenti e quindi ecco, daremo altri 3 giorni di tempo allo staff tecnico per rimettere a posto la situazione e poi dopo la partita domenica vedremo se prendere delle decisioni.